Ciao ciao e ben ritrovati nella mia cucina. Oggi faremo questa ricettina qui, il tortino di pane con le verdure, perché a me è avanzato questo pane da sabato e quindi per non buttarlo voglio fare questo tortino di pane. Questa è la ricetta che prenderò, facile facile. E adesso vado a mettere in questo pane che è duro, l'acqua così incomincio ad ammorbidirlo. Allora, il pane si è ammorbidito dopo circa quasi un'ora, perché l'ho messo con l'acqua fredda, avevo da fare altro. Però potete metterlo con l'acqua calda e si ammorbidisce subito. E qui ho tagliato le verdure. Dopo ci aggiungo, io sto utilizzando il porro, fammi girare così meglio. Sto utilizzando il porro perché ce l'ho da consumare, ma lì dice la cipolla, la carota e il sedano. Lo devo consumare anche perché poi non sarebbe più una ricetta di riciclo, ma una ricetta che devi andare a comprare gli ingredienti. Allora, qui ho già messo olio e burro. Adesso taglio le verdure e accendo. Allora, lo sto mettendo qui perché dopo questo andrà nel forno. Veramente non sto seguendo proprio alla lettera la ricetta, anche perché veramente non è più di riciclo. Ho preso soltanto spunto. E poi dovevo andare a comprare. Allora, giusto per lo spunto per questo pane che mi dispiace buttare, perché se non lo mangiamo, ovviamente andrà lì dopo che si forma la muffa, detta da noi la paloscia. La paloscia. E niente, ho tagliato le verdurine e adesso, come finisce di sciogliere il burro, ci metto le verdure. Ho detto, tenevo questo pezzetto di burro. L'olio che mi è finito, che mio marito ancora me lo deve riempire. Quindi ho detto, beh, mo metto tutto insieme. Dopo ci metto un pochino anche di basilico che ho nel freezer, un po' di erbette aromatiche. Insomma, uscirà un bel timballetto. Si sporca soltanto questa pentola. Bene, e adesso metto perché con una mano non li posso mettere. Ci vediamo dopo. Ho detto prima il porro, carota, il prezzemolo, il sedano. Adesso ci metto un pochino di basilico e le erbette. Allora, ho messo il basilico. Ho messo già il sale, adesso li faccio rosolare e ci metto un pochino di salsa perché pomodori non ce li ho. Almeno io credo di aver letto pomodori, po' boccia. Io l'importante è che ho preso un po' lo spunto e vediamo cosa ne esce fuori. Beh, penso che sarà buono, eh. Vado a prendere un po' di salsa. Ecco aggiunta la salsa, giusto un po'. Adesso ci metto l'acqua e lo faccio cucinare un po', anche perché le verdure devono appassire. Allora, ho aggiunto sia un altro po' di salsa, che me la vedevo un po' poca, che è un bel bicchiere di acqua. Adesso faccio cucinare ovviamente con il coperchio e per 20 minuti. Vi faccio vedere, questo bel bicchiere era pieno d'acqua e lì come vedete c'è il pane. Coperchio messo, faccio cucinare e vi faccio vedere dopo quando metto il pane. Le verdure sembrano cotte e adesso ci vado a mettere il pane.
anche se questo liquido sembra molto, però credo che con il pane starà bene. Allora, ho spento la fiamma ovviamente e ci ho messo il formaggio come ultimo, senza uova, perché quelle al momento non ce li ho. E quindi, come ricetta di riciclo, credo che così vada più che bene. E allora stasera mangeremo un pezzo di questo qui e la carne a fettine fatta come che si dice, sulla pentola adatta. Adesso lo vado a mettere in forno solo per 10-15 minuti perché poi tutto il resto è cotto. Ecco, ho appena uscito dal forno. Beh, penso che sarà buono, poi vi faccio sapere com'è. Questo lo mangeremo ovviamente stasera insieme, come vi ho detto prima, a delle fettine di carne fatte alla griglia, diciamo sul gas. Bene, se vi è piaciuto, come sempre un bel pollicione. Altrimenti non so che dirvi. Grazie lo stesso per aver visto questo video. Vi faccio vedere i miei piccoli spirulini che fanno la nanna. E noi ci vediamo a un'altra piccola ricettina. Bye bye.